Buongiorno a tutti. Benvenuti alla festa del 25 aprile. Benvenuti alla festa della liberazione. Una data, una festa, patrimonio di tutti, che rappresenta per gli italiani la festa civile della riconquista della libertà e della pace. Grazie alla lotta e al sacrificio dei resistenti, l'Italia si è riscattata da 20 anni di dittatura e oscurantismo. La resistenza italiana non solo ha contribuito alla sconfitta dei nazifascisti, è stata la premessa morale che pochi mesi dopo ha dato origine alla Repubblica e alla Costituzione italiana. Le conquiste politiche, sociali, culturali, i diritti per tutti, la libertà di opinione, di voto, di associazione di cui godiamo oggi affondano le loro radici nel 25 aprile di 77 anni or sono e trovano esplicito riconoscimento nel dettato costituzionale. Voglio qui sottolinearlo ancora, queste conquiste e questi diritti sono estesi a tutti, senza eccezione, a chi partecipò al movimento di liberazione, a chi lo sostenne, a chi ne fu estraneo e anche a chi lo combatté. Quindi onore e grazie alla Resistenza che ha dato origine alla nostra Costituzione. Cari amici, stiamo attraversando un periodo in cui la pace, bene prezioso conquistato dalla Resistenza, è seriamente in pericolo. I nazionalismi, all'origine della prima e seconda guerra mondiale, si stanno ripresentando in maniera preoccupante. Assistiamo a un innalzamento dello scontro in atto, una corsa al riarmo che allarga e indigna la coscienza civile di tutti noi. Condanniamo fermamente l'aggressione della Russia all'Ucraina, un atto di guerra che viola il principio dell'autodeterminazione dei popoli e rischia di far precipitare il mondo sull'orlo di un conflitto globale. Occorre fermare lo scontro militare in atto. Occorre una tregua. La diplomazia, la politica deve avere il sopravvento. L'ANPI in questi giorni sta preparando con grande impegno un 25 aprile di memoria della liberazione e di sostegno alla pace. Chiediamo con forza che cessino i bombardamenti, si fermi lo scontro militare, si apra un vero e serio tavolo di trattativa tra le parti e chiediamo che l'Europa e i suoi governi siano effettivamente impegnati per conseguire questi obiettivi. Anche in Italia, quindi, avvertiamo l'urgenza di un rafforzamento dell'unità di tutte le forze di pace del nostro Paese e del dialogo fra tutte le forze antifasciste. La diversità di opinioni su singoli punti non deve impedire il dialogo, la ricerca dell'unità, al fine di trovare e ad aiutare una via al negoziato. Dobbiamo tutti insieme assumere un impegno solenne per concretizzare gli ideali, i valori per cui tanti sacrifici sono stati compiuti dai partigiani italiani, dai combattenti europei per la libertà. Oggi più che mai è urgente costruire la speranza di un mondo migliore, in cui non ci siano più guerre, fascismi, intolleranze, ma finalmente unito nel dialogo e dalla convivenza tra le nazioni e tra i popoli. L'Italia ripudia la guerra, titola il manifesto dell'ANPI del 25 aprile. Pertanto proponiamo che la festa di oggi, oltre a celebrare i valori della Resistenza, sia un 25 aprile di impegno per la pace, un impegno che scuote le coscienze di ognuno di noi, ci interroga, ci impone un concreto, ostinato sforzo teso a promuovere iniziative, azioni concrete affinché prevalga il dialogo, vinca il bene comune. Auguro a tutti un buon 25 aprile e un grande canto di pace, un grande bella ciao di pace. Viva la liberazione, viva la resistenza.